Vane, oddio, cosa c'è? Come stai? Male. Vai, guarda che belle le nostre roselline. Ci sono le api sopra. Sì, questo giardino è pieno di api. Allora, stiamo bene? Finalmente ce l'abbiamo fatta. Oh, ancora un po' deboli, però stiamo andando al mare, giusto? Eh sì. Oh, che bello, primo giorno di mare per Vanessa. Finalmente, perché da quando siamo arrivati non ci siamo ancora andati. Dai, sali in macchina e facciamoci un bel bagnetto fresco. Dove stiamo andando? Al mare con Giulia. E chi c'è al mare dove stiamo andando? Giulia, Madonna. La tua compagna. No, Giulia, bene. Una volta prima di andare, cioè, non era prima di andare in mare. Che non, ieri facciamo finta. Sì, oggi, prima di partire abbiamo incontrato Giulia Onibene al ristorante a Novara, però. Sì. Adesso invece è arrivata ieri la tua amica, sempre di Novara, la tua compagna Giulia, e la stiamo raggiungendo al mare. Sei contenta? Ani! Siamo arrivati al mare! E chi c'è qua con Ani? La Giulia! Ciao! E c'è anche Matilde, ciao Mati! Ciao amore! Vanessina finalmente! Fai da brava, Anastasia! Non fare la dispettosa, se no torniamo a casa. Amore, come stai? Stai bene? Si sta bene in acqua? Eh? Sei contenta di essere guarita? Ci spostiamo verso gli scogli? Eh? Così magari vediamo se c'è qualche granchietto, va bene? C'è anche un bar. C'è? C'è anche un bar. Bar? Sì, guarda. Sì, l'ho visto. Guardate che acqua meravigliosa. Ma che c'è qua? Una sirena? Una sirena che scappa! Bellissima qua! Chiamiamo io Giulia! Cosa fate? Guarda che puoi anche chiamarla solo Giulia, Madonna, che male! Mi sono spaccata un piede! Aia, aia, aia! Mi sono spaccata! Ragazzi, c'è da farsi del male qua, Madonna, ci sono le pietre! Ti sei fatta male, amore! Dove, amore? Andiamo a vedere. Ma come fai a vederlo? Ma io ho paura a camminare qua, è pieno di sassi, però l'acqua è stupenda, ragazzi. Ah, sì, l'ho visto. Guarda che belli. Male, ma no, più che paura, attenta perché ti fai male. Aiuto, si scivola la testa. Oddio, paura. Dov'è? C'è ancora? Vane, io mi sono bloccata qui con Anastasia. Sì, non è il massimo. Aspetta, amore, non mi tirare. Questa è la prima vita. Che dolore. Vane, non vi ho messo la crema. Guarda che ti punge, stai attenta, Dov'è? E qua uno! Dove, dove? Dove c'è un granchio! Qui! L'ha detto appena Vanessa! Ah, sì, lo vedo! Vediamo. È nascosto! Guardati! Ecco, ma sta scappando! Lo vedi? Guardalo! Qua! Lo vedi le zampe? Qua ce n'era uno altro! Guardalo lì! È qui! Non lo vedi? Dove? Ah, sì, poverini, sono nascosti! Vediamo dove! Stai attenta che non cadi, Non andare oltre, aspetta, aspetta. Vediamo. Facciamo un gioco sott'acqua. Chi riesce a fare il cuore più bello in questa prima challenge? Va bene? Chi inizia, Vanessa? Devo fare il cuore più bello. Devi fare un cuore, poi chissà se sarà il più bello, non lo so. Vado, 3, 2, 1. Vanessa, cos'è successo? Ma ti sei strisciata dove? Su una roccia, vero? Amore, ce la fai a stare in piedi? Ma guarda te. È tutto rosso. Ma sei tutta rossa. Comunque lo sapevo, me lo immaginavo, perché io ho rischiato di cadere più di una volta e tu ce l'hai fatta. Secondo me perché sei ancora tanto debole, amore, che ieri avevi la febbre. No, perché stavo prendendo Anastasia. Stavi prendendo Anastasia in braccio? Ti fa tanto male?
Amore, adesso io qua non ho niente dietro. Mettila nell'acqua, che l'acqua disinfetta. Guarda te che... sì. Guarda te che graffio. Vabbè, dai. Ma non sto ancora più uscendo. Ma guarda. Esce un sacco di sangue. Guarda come hai fatto, Vane. Come hai fatto? Amore, come hai fatto? Te lo viene spiegato. No, mi hai detto che stavi prendendo in braccio Anastasia. No, era così su Anastasia, guarda. L'ha trascinato nella roccia. Io non mi sono accorta di niente. Voglio stare a suonare un po'. Va bene, dai, adesso... Poi quando andiamo fuori dall'acqua cerco di asciugartelo in qualche modo. Intanto lascialo nell'acqua che con il sale si disinfetta un po', va bene? Amore, ma il primo giorno di uscita dopo questa influenza, dopo questa influenza dovevi per forza farti male. Dai, visto che con l'acqua sta passando. Come va? Fa male? O meno, vero? Vuoi andare al bar a bere qualcosa? Adesso chiediamo a papà se ci dai i soldini e andiamo, va bene? No, dai, è meglio. Però è gonfio, hai ragione, hai una bolla sopra. Ma ti appunto che bolla? No, c'è una bolla qua. È vero? Secondo me è un granchio. È scivolata, e si è gonfiata. Andiamo per qualcosa, Matti? Hai voglia? Pausa gelato. Come stai? Il ginocchio? Meglio? Amore, cerca di fare attenzione perché allora oggi... a vedere. C'è ancora un pochino. Sta venendo la costa. Oggi è il 31 luglio, ok? E con oggi si conclude questo mese un po' particolare per noi, vero Vane? Cerchiamo di finirlo nella maniera più tranquilla, va bene? Che da domani tutto girerà per il verso giusto, si spera. Amore, secondo snack, stiamo recuperando tutto quello che non abbiamo mangiato in questi 3 giorni? Stasera andiamo fuori a cena con i nostri amici? Sì? Sei contenta? Hai voglia di pappa? Lo sai che stasera andiamo a cena con Judy? Sì. Davvero? E sai in quale posto andiamo? No. Dove siamo andati l'altra volta che c'erano le giostrine? Sei contenta? Sì. Così vai a giocare con la Judy? Sì. Sì. 2 hours later. Siamo tornate a casa. Stiamo aspettando Giulia che vengono qui e poi andiamo a cena insieme. Vanessa, come sta il tuo ginocchio? Bene. Bene, fa vedere. Sei già formata la crosticina? Bene, meglio così. Hai visto? Si è formata subito. Non ti fa male, vero? Vuoi che te lo disinfetto? No? Va bene così? Hai fame, amore? Ma non stai bene? No, scherzo. Stai bene? Sei stanca? Sei un po' debole? Cosa c'è? Tu hai fame? Quando arrivano andiamo. Tu hai fame? Ma no, non li chiamo, adesso arrivano. Tu hai fame? No. Come no? Tu devi mangiare? Sì. Ah, ecco. Va bene, dai, aspettiamo che arrivino, così se facciamo in tempo viviamo un aperitivo insieme a loro qui a casa e poi andiamo a fare la pappa, ok? Facciamo vedere... Facciamo vedere le giostrine che ci sono in quel locale? Posso fare vedere intanto la casa prima che non la certo. faccio vedere, poi andiamo subito. Se arrivano in tempo, Giulia, sì. Giulia! Giulia! Non sei contenta, dai, come primo giorno dopo questi 3 giorni chiusi in casa è andata bene. Nel frattempo è arrivata la tua compagna. Mi piace, ragazzi. Chi sono? Ah, le BFF? Che belle, sono nuove? Belline? Carine. Carine. Magari quando torniamo a casa a Novara se le troviamo te ne regalo una. Se non costano troppo, perché queste cose qui costano tantissimo. Guarda che belle queste qui a forma di sirena. Noi ce l'avevamo una. Ce l'avevamo? No, così no. Ah, le blue piece. Sì, è vero, ce le hai, è vero, con le pinne. Vestita di giallo. Quella lì ormai vecchia. Vabbè, vecchia. Mi compri quella lì? Sì, va bene. Poi quando ritorniamo a casa vediamo, ok? Non so se qua si trovano. Mi piace la molettina. È bellissima la molettina. Mamma mia, una molletta così non si trova da nessuna parte, ce l'hai solo tu. Vero? Ah, ma i regali che ti abbiamo regalato noi li usi ancora? Certo. Quelli per il mio compleanno? L'ho portata al mare, infatti. Era questa. Fa niente, la puoi usare. Ok, aspettiamo che arrivano. Vane, sei stanca? No? Sei taciturna però. A few moments later. Ma chi c'è qua? Ciao Matti, sei arrivata, amore. Bimbe, andiamo a mangiare. Possiamo buttare i poppit? Sì, dai. Però andiamo. Guardate che lì ci sono le giostrine. I poppit non vi serviranno. E
Io porto. Dove però portateli, dai. Vale, ci sei, amore? La mia macchina di Vanessa? Sì. Sei un po' stretta però, perché abbiamo la macchinina piccolina. È un problema? No. Allora vieni. Dovete andare in bagno? No, mi sono già andata. Ok. Andiamo, andiamo a fare la pappa. Andiamo. Ma ti insegni? Io vado con la macchina di lei. Va bene. Ah, ok, allora ci siamo. Allora, bimbe. Siamo a cena. Finiamo di cenare e poi si va a nanna. Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il pollicione in su. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.